Ragazzi, avete presente lo scorso video in cui vi avevo fatto vedere come disegnavo questa ragazza? Bene, adesso vi farò vedere come si fa a disegnare una ragazza del genere, partendo dalle basi. Ok, intanto prendo la mia matitina e andiamo a disegnare, regolando la punta ovviamente come vi sta più comoda. Iniziamo con un cerchio, ok? Iniziamo ovviamente con un cerchio perché la base della testa di solito inizia sempre con un cerchio, anche con il metodo di anime giapponese mi posso essere utile, che ormai credo che molti già sapranno quale tipo di base sto parlando. E adesso fate così, tipo prendete una forma un po' di una non fate tutto la fate prima un trattino e poi un altro trattino. Quando vedete che l'immagine prenderà forma di una faccia anime manga, potrete iniziare. Io intanto parto dal cerchio così. Partite un po' premendo questo lato del cerchio. Non fate caso ai rumori che ci sono di sotto, è che sapete, in questa casa non sono solo una persona. Ovviamente, Ancora non vivo da sola. Poi qua fate il collo, dovete fare, non dovete fare subito così, guardate, aspetta che prendo un foglio di frutta. Ok, con questo foglio vi farò vedere dei danni che fanno molto spesso gli altri, tipo per fare il cerchio fanno così, così e cercano di fare la linea drittissima, così, e poi dopo però fanno così. E questo non va bene. Capito? Questo non va bene. E poi quelli fanno il collo così e non va bene perché dovete essere precisi. Il collo non deve essere così né così, ovviamente nessuno deve farlo così perché sennò ok. E poi collo deve essere una specie di... Avete presente le parentesi? Beh, le parentesi non sono così. Non sono nemmeno così. Quindi le parentesi stanno un po' così, ok? Per questo vi consiglio questo tipo di cosa per fare il collo. Lasciate un po' di spazio quanto vi sembra necessario e poi fate l'altro pezzetto. Perché non deve includere tutta la faccia il collo, perché sennò sembra un collo un po' troppo cicciotto, capito? Dovete farlo un po' che potete prendere da qua e iniziare a fare una cosa così. Guarda, se iniziate da qua, fate una cosa così, ok? E poi dopo si farà quella parte del collo che non deve essere piatta così, ok? Perché sennò dopo, oppure non deve essere piatta la mina. Ecco, non vi rompete anche la mina. Ecco, non deve essere così il nostro soggetto. E vi farò vedere come un po' lo faccio io, ok? Ok, ci siamo, non dovete nemmeno spingere troppo perché sennò dopo alla fine i dettagli uno non si cancellano bene, due è anche più difficile da vedere una forma corrente e tutte le cose. Ok? Ci siamo quasi. Sì! Ok, ci siamo. Anche
forse vorrei allargare di più questa spalla. Ok, già siamo a questo punto. E qua voi potreste decidere di partire subito con il vabbè, non lo diciamo. Vabbè, sì, lo dico, disegnando il segno. Perché, insomma, negli anime manga giapponesi di solito si disegna quello che non è troppo a punta. E questo anche spoglie questo piaggio. Ok? Dovete cercare di prendervi una misura un po' così. Non dovete farli. Aspetta che prendo il foglio di brutta ormai. Non dovete fare il seno così, ok? No, ok. O nemmeno così. No, ok. Aspettate che prendo l'altro foglio, eh. Dovete cercare un po' di modellarvi una forma. Se volete fare proprio una base perché non riuscite a farlo bene, vi consiglio di fare due cerchi. Uno attaccato all'altro, ok? Poi con questi due cerchi voi dovete andare e cercare di renderli un po' più curvi. E qua potete anche mettere questa forma qui. Io ovviamente lo so già fare perché, cioè, lo so già fare di cosa, perché a me non mi serve ormai nemmeno la data. E qua vi dà anche il tratto, ok? Io un po' sfumo perché così dà anche l'effetto luce. Per sfumare non dovete far tipo così a caso, ok? Dovete seguire dove volete avere l'ombra. Se voi tipo qua mettete adesso una cosa e voi volete avere qua la luce e qua l'ombra, non vi basterà che non dovete far così e poi cancellare, fate così col dito che vi va meglio, che vi sta più comodo, fate così e dopo un po' lasciatelo, ok? Così avrà questo effetto un po' tridimensionale. Ok? E adesso voi da qui partite e faccio un piccolo accentino che lo rende un po' curvo. E poi da qua partite con una linea che non deve essere. Aspettate che prendo il foglio di più. Aspetta, non è che. Ragazzi, non intendevo in quel senso, ok? Non. Madonna mia, quanto siete confusionari, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo che quando. Aspetta che. Facciamolo qua, ok? Voi avete già fatto il film, io adesso lo faccio male. Faccio un po' di sfumature, un po' poco di sfumature. Ok, appena siete arrivati tipo a questo seno, non dovete subito partire tipo che io vi ho fatto vedere questo e poi voi fate questo. No, perché sennò diventa brutto, ok? Dovete cercare un po', potete fare un triangolo se non riuscite molto a farlo e così vi aiuterete a prendere la misura della forma e poi un altro triangolo, ok? Per fare una forma così, ok? Capito? Aspettate che la faccio anche in quell'altro. A me non mi serve il triangolo perché ormai è già di mia improvvisa
opportunità. Ok, adesso qua per le spalle non fate così dritto, perché sennò dopo sembra che ha delle spalle strane, ok? Tracciate prima un cerchio con la matita, ok? Poi dopo tracciate una riga e un altro cerchio dove deve essere questo movimento del braccio, cioè questo, questa parte del braccio, quella che ti permette di piegare il braccio in due, capito? E lì fate un cerchio più piccolo però questa volta, capito ragazzi? E poi da qua si prende e si fa così. Si cerca di arrivare in questo cerchio. Quando si è qua anche si fa un po' una cosa così che si definisce e si riesce a capire che questo non è una cosa tutta così, cioè, chiamiamolo tutta bella, capito? Una roba tutta bella, sì. Allora, poi dopo, col braccio che avete qua, fate la stessa cosa. Una linea dove volete chiudere il braccio e deve essere un po' più piccola, così fatto al canestro, e poi dopo potrete andare in giù. Ok, ok ragazzi, adesso ci siamo con la nostra base. Manca solo un po' di finirla. Io intanto inizio subito dai capelli, cioè faccio prima la tappa della faccia e poi del corpo e del resto, cioè tipo come i dettagli, tipo sfumature, eccetera eccetera. Intanto voi potete fare qualunque tipo di capelli che volete fare, tipo uno può farlo con un trucchetto in testa, l'altro può farlo con un ciuffetto, l'altro può farlo con un cacchetto, un altro può farlo con i capelli corti, un altro con i capelli ricci, eccetera eccetera. Io di solito lo faccio col cacchetto perché io, sapete, riesco a farlo di più col cacchetto e mi va meglio. Allora, voi, aspettate che prendo quella di brutto, ok, quella di brutta, questa qua. Voi, quando siete qui a fare, non dovete fare così per fare quello dei capelli, non dovete fare tipo così, capito? Se no diventa, non è carino. Guarda come dovete fare: prendete un lato e voi fate tu, capito? Prendete un lato e poi dopo diminuite e non dovete farlo piano, dovete farlo del cazzo così, voilà. Capito? Ok, adesso prendo l'altro foglio. Già che ci siamo, passiamo. Ok. Non metto il video in pausa così se volete vedere anche come io riesco a proseguire. Sapete, io giro molte volte il foglio perché mi aiuta di più a concentrarmi sul video, perché sennò è faticoso di farla. Qua è scuricito. Ok, già.
po' un ciuffetto bello. Adesso prendete tipo una sorta di parte di capelli, tipo se volete fare lo stesso come il mio, e una cosa come il mio. Ok, già siete a questo punto e dovete un po' fare una roba del genere, che non è che va dritta a finire, no, va un po' curvina a finire, capito? Perché così deve essere un po' curva, dando il senso un po' di tonalità nei capelli. Poi adesso facciamo anche questo, anche lui con i tratti, come il ciuffo. Tutti i capelli vanno inseriti con questi tratti, ok? Cioè con questo. Okay. L'ho fatto qua perché tanto alla fine dopo ci devo aggiungere altri capelli. Ok? Adesso regolatevi, non dovete fare tipo dei capelli che fanno così, sennò alla testa piccola. Dovete fare un po' di capelli rinvolti. Non dovete fare subito un cerchio gigante, ok? Fate un cerchio, che è un semicerchio. Una metà del cerchio. E poi dopo qua ci fate una piccola, ma non una V così, ok? Ma una V così piccola, un po' distesa. Quando avete presente quando disegnate gli uccelli, i paesaggi degli uccelli, con gli uccelli, eccetera eccetera. Bene, quindi con gli uccellini e le montagne, il sole, la luna, eccetera eccetera. Bene, così qua riempite il cerchio. Non dovete riempire il cerchio facendo così, ok? Fate così, guarda, seguitemi. Prima andate da questa V a farlo, ok? Dopo pian piano proseguite andando a espandervi dappertutto. Non dovete farli grandi così perché dopo ci saranno anche quelli di sotto, capito ragazzi? Ok. Tanto lo faccio. Potrebbe essere un manga, un giapponese, quello che volete. Però io la faccia la faccio un po' come quei cartoni, come quelle locandine eccetera eccetera. La voglio fare un po' così la faccia perché mi ispira di più. Ma se volete un giorno vi insegno anche a fare una faccia anime. E non sto mettendo il fidatto, quindi si diverte perché io faccio veloce, ok? Non lo faccio né così a caso e né senza un scopo, lo faccio solo veloce. Perché ormai se voi sapete già che cosa dovete fare, visto che ve l'ho già detto, potete iniziare a procedere. Ok, questo spazio lo lasciate bianco perché dovrebbe essere la luce. Questo ciuffo non fa niente perché tanto alla fine la luce, anche se va qua, cioè non è che dà di un bello, perché guardate, se io adesso qua metto la luce non è molto bello, non fa l'effetto. Un colore, io sto dicendo che questa matita
colora dei colori, no? Ma sono grigio al massimo. Ma solo che mai stato grigio perché è una mente. Beh, in questo lo fanno tutti elementari. Adesso se volete fare tipo come ho fatto con l'altra ragazzina, disegnate una gomma verde, metterlo in questo. Guarda, chissà quanto è bello. Ma c'è un bello in senso cancella bene, se no questo è più bello di questo. Ok. Quindi vi stavo dicendo, adesso voi fate tipo da dove lo volete dirigere, come se fosse un volto. L'unica cosa che è una pallina, dove voi, cioè dopo che la colorate, vi metteranno come una parte dei capelli. Adesso decidete da quale parte dare la luce, se da questa o dal centro. Io di solito preferisco di più da questa parte, quindi faccio così. E ogni volta che voi fate tipo una cosa per vedere dove è la luce, dove la volete mandare, dovete essere attaccati a questa piccola luce, ok? Al buco della luce. Ci siamo. Adesso rimaniamo un po' in giù. Stavo per dire, Madonna, se mi si è spaccata la mina adesso, spero. Non fate caso a lei. Di solito sono più forte. E se volete che la luce invece arrivi qua sopra, sapete come dovete fare? Dovete solo mandare da giù a su e basta, non da su a giù e da giù a su, ok? Cioè così è solo, se volete mandarla dall'alto. Invece io la voglio mandare anche da questo lato. Perché intanto che lo sto facendo sto facendo riprendere al telefono, quindi io non è che guardo dal telefono che cosa voi vedete, quindi non so se delle volte si riprenderà quello che vi voglio mostrare, eccetera eccetera, tipo questa gomma tutto bene. E adesso iniziamo a fare un po' sui contorni di contrasto, più con contrastati, ok, qua già prendete dal centro e fate un triangolo, ok? Per capire dove posizionare, e non deve esserci molto spazio, ok? Cioè non ci deve essere poco spazio, volevo dire, perché l'occhio non deve essere attaccato al naso, capito?
l'altro occhio che è coperto un po' dai capelli. Ok, il naso adesso non lo calcoliamo perché il naso potete decidere da quale parte farlo andare. Cioè, nei disegni umani si fa solo da una parte, cioè quella centrale. Invece qua potete decidere se farlo di qua oppure farlo da questa parte. Qui intanto... Ok, già ci siamo. E io intanto la faccio con gli occhi chiusi, ok? Per fare gli occhi chiusi faccio una linea e poi ci metto un piccolo occhio, ok? E sì, la seconda cosa da questa parte, perché dovrebbe essere la posizione della ciglia. E poi dopo faccio gli occhi chiusi del genere, che sarebbe l'interno dell'occhio. Però quando arrivate qua non lo chiudete, perché sennò dopo alla fine non lo so. Ok? Già aspetto così. Madonna mia, sembra che ha un vecchiaio. Ok? Qua fate un po' una cosa a caso. Si dovrebbe rappresentare da dove guarda l'occhio. Poi adesso avete presente quando io vi ho detto dei capelli che dovete fare così? Ebbene, anche negli occhi si fa così. Dovete prendere qua da un pensino e tirare. Sbagliato, però vabbè, perché di solito dovrebbe guardare dal lato in cui c'è la, però vabbè dai, tanto non si vede perché sarà coperto dalle ciglia. Non dovete farle tutte uguali come quando capita spesso a me, dovete farle un po' tipo che scalano, tipo così. Aspetta che prendo il foglio di brutta. Voilà! Non fate caso a tutti questi rumori, che la mia sedia è rumorosa. Ok. Aspetta, cosa volevo dire? Ah, giusto. Che non dovete fare... Aspettate. Non dovete fare così. Tutta dalle stritolate così via. Ok, no. Deve essere così. Prendetevi tipo come cosa, cioè come esempio, come base, questa cosa. Così, capito? Ok ragazzi? Ok, intanto andiamo a prendere due fogli, adesso per la bocca io farei un pezzo. Lo so, adesso sembra tipo una roba assurda da bambini piccoli, questo pezzo. Non vi preoccupate, io non bisogno un pezzo per la bocca. Ok, adesso disegniamo una specie di sorriso che deve arrivare di più da qua. Ok? Non da qua così, ok? Se no lo rendo brutto. Tanto aspettate che cancello un po' il cerchio. Madonna! Madonna mia!
faccio più piccolo. Tanto cominciamo con la bocca. Ok, così, capito? E poi adesso faccio qua le lato. Ok, e qua vedete questo, fate un archetto non troppo grande neppure troppo piccolo. Aspetta che mi assicuro, sì, ok, si vede. Ho fatto un po' anche qui da questa parte, ma non troppo perché questo deve essere quello che si nota di più. L'ho compassato e quando si era compassato anche questo c'è, non ho compassato, non è possibile. Ok, e adesso se volete potete fare anche le sopracciglia, le sopracciglia non fate le, aspetta che prendo quello di brutto. Le sopracciglia non fatele così, fatele fate un po' tipo la forma dei semi bianchi di anguria, quella che si trova una persona, una anguria, un attimo, ok? Ok, poi dopo trattate la linea che volete un po' più sottile, poi dopo quando avete finito con questo sopracciglio fate, ok? Più o meno in quasi tutti i video c'è questa cosa del... Ah, ok, quindi... Ok ragazzi, abbiamo già fatto il volto, direi. Ah, sai che cosa? Adesso se volete potete fare anche, potete abbellirla come volete, io faccio una specie di collarino che sarebbe una specie di vabbè collana, l'unica cosa che è come una specie di collana. Ok, avete presente questa voce? Bene, l'unica cosa che adesso dovrete tondeggiare un po' e farla un po' più, cioè, piccola, ok? Ok, e poi qua tracciate lo spazio che c'è, ok?
giro la faccia avanti corto. Ok, e adesso avete presente questa base? Rimuoviamola. E ragazzi, vi dico che dopo un po' che sfumate il foglio, quando voi cancellerete, cioè sembrerà la cosa più chiara del mondo, quindi vi dico di cancellare tutto, anche se dovete cancellare solo tutto. Questo non lo cancello tutto perché tanto dà un po' la luce. Anche il condimento qua, anche questo, no? No, questo è un po' di più. Ok? Schiaffo, yeah. Ok, questa qui è tutta parte perché poverina è venuta con il schiaffo, quindi dai, stavo scherzando ragazzi. Fatelo qua. Se voi lo fate. Madonna mia! Una roba terribile. Ok, adesso ci siamo. Il fondo a me non me lo dite perché io quel fondo io non ci voglio sembrare. Perché io il fondo non lo voglio. Perché è difficile. E ti sprechi più o meno. Ok ragazzi, io ho già finito. Voi quando fate una firma fatela dove vi pare, basta che sia bella, nel posto in cui la posizionate e che a voi vi piaccia. Adesso mi sto pure dimenticando la mia firma da quanto da quanto tempo non faccio disegni. La mia firma so qual è, a me però. Ok ragazzi, ho fatto ok, adesso ho fatto. Sob che io dico, ho fatto. No, aspetta. No, ho fatto. No, aspetta. No, ho fatto. No, aspetta. No, ho fatto. O aspetta. No, ho fatto. Pov voi dallo schermo. Ok, vabbè, comunque. Non notate le mie mani. Mostro di Loch Ness. Ok. E questo disegno è completato. Io non lo coloro perché non c'ho voglia di colorare. Ciao.